parco dalla strada del Colletto di Velodasti, proprio chiamarsi così sta zona, direzione Monte Priaforà. Se si prosegue da quella parte si sale fino al Supano. Ovviamente fatte Centrale delle Creste si arriva qui. Adesso sto cercando il sentiero per salire al Priaforà, che è nascosto tra gli alberi. Giornata piovosa. Vediamo di esplorare un po' questa zona che non conosco. Che spazio! Benissimo. Da questo punto panoramico proseguo. Allora, dopo circa 1 chilometro ho preso il sentiero 4,35 in direzione Busa del Novegno. Adesso devo proseguire per questo sentiero e in salita. Eh sì, ecco qua, andiamo da giù. Siamo a quota, vediamo cosa mi dice Garmin, quota 1115. Dovremmo essere quasi alla Busa del Novegno. Conservatorio si vede con posti per bici. Facciamo questa deviazione, vediamo dove ci porta. Ok, conservatorio si vede aprile 1917, gruppo Alpini. Vediamo se si può vediamo la luce. Ah, no, si deve chiudere. Oh, punto d'osservazione. Peccato per la foschia. Allora, dritto di fronte a noi, a destra è l'altopiano di Asiago, a sinistra è l'altopiano di Tonezza, dovrebbe essere, non so. Poco distante dal punto di osservazione siamo arrivati quasi in vetta. Vedo una croce là che non so di che monte è, che venuta da parte della vetta. Vediamo se già si può raggiungere. Segni anche qua degli incendi dei mesi scorsi. Peccato per il pessimo tempo. Speriamo di non dover rinunciare. Altra piccola deviazione per raggiungere quella croce di davanti. No, non ho assolutamente idea di come si chiama questo monte. Peccato per la foschia. Abbiamo preso quel sentiero là e siamo saliti. Adesso dobbiamo passare e andare di là. Oh, finalmente la pioggia si è calmata. Sono arrivato a questa croce.
ma non so bene dove mi trovo. Quello sempre su mano, lì in basso è da dove siamo partiti. E tra poco dovrei riuscire a vedere il pirafora, dovrebbe essere da queste parti. Se riesco a ritrovare il sentiero, è incredibile la quantità di trincee che hanno costruito. Allora, dovrebbe essere questo. Il fatto è che non riesco a capire dove sono tutta questa foschia. Ecco, dai, quella piofora si intravede la croce, non manca tantissimo. Se la telecamera ci vede, qui sotto una trincea lunghissima. Dopo circa 1 chilometro di trincea, siamo quasi arrivati alla vetta del Briaforà, il nostro obiettivo. Allora, vediamo un po' come segue il sentiero. Semplice. E le trincee continuano. Siamo praticamente sotto la croce. 10 minuti di strada e siamo arrivati. La croce, questo sentiero si passa per questa galleria. Un po' buio, non è molto lungo. Sembra che non ci sia questo con lei. Ma ci siamo quasi. Allora, prima raggiungiamo l'arco che dà nome al monte, qui a Forà. Deve essere piena di vista. E lo proseguiamo.
E devo finire la croce. Millimetri. Sulla vetta del piafora. Mi nascosto dalle nuvole, c'è il sommano. Allora, 8 chilometri, 870 metri d'ascesa, poco meno di 2. Adesso, vabbè, mi aspetta una bella discesa. Ciao!